Il mio percorso professionale è stato fortemente influenzato e facilitato dalla collaborazione tra l'università e le imprese, perché già durante il mio dottorato ho avuto la possibilità di collaborare con diverse imprese e questo ha fatto sì che fosse possibile fare parti di sperimentazione, soprattutto che non potevano essere fatte direttamente all'interno dell'università. Nasce quindi questa collaborazione tra l'università e le aziende che dà dei benefici a entrambi. Lato aziende perché è possibile appoggiarsi sul know-how dell'università che sicuramente aiuta notevolmente nel caso ad esempio dello sviluppo di modelli numerici o comunque nella gestione di teorie complicate. E da parte dell'università che può a sua volta contare sulle imprese che forniscono dati per la validazione di questi modelli numerici. E questa collaborazione l'ho vissuta non solo dal punto di vista accademico, quindi mentre ero in università, ma anche dal punto di vista industriale, perché durante i miei anni in azienda abbiamo avuto la possibilità di continuare a collaborare con l'università sotto diverse forme, perché c'è stata la possibilità di avere dei tirocini di ragazzi che dovevano fare la tesi, c'è stata la possibilità di fare delle collaborazioni scientifiche con i vari gruppi di ricerca dell'università e anche di avere a disposizione dottorandi che nel corso dei loro 3 anni di studio lavoravano su tematiche propriamente industriali. Questa collaborazione è proseguita negli anni, tant'è che all'interno del nostro laboratorio test, laboratorio di validazione in cui vengono validati tutti i prodotti oleodinamici che vengono sviluppati all'interno di Dana, è presente un banco prova sviluppato in collaborazione con l'università. Questo banco prova è servito ad Dana per riuscire a fare una validazione completa delle proprie unità, ma è anche servito all'università per poter avere tutti quei valori necessari per validare i loro modelli numerici. Abbiamo quindi raggiunto un alto livello di collaborazione tra azienda e università.